Non so se possiamo incominciare, c'è qualcuno dell'organizzazione che ci dà il via? Si può cominciare, benissimo. Allora, ho scelto questo tema che vedete indicato alle mie spalle per una ragione chiara a me e che mi sta a cuore. Io sono ormai alla fine della mia attività di insegnante e mi sono posto questa domanda dopo più di 50 anni di lezioni che io ho fatto in giro per l'Italia, e mi sono chiesto: ma che cosa è la lezione? Che cosa ho fatto per tanto tempo? Quali sono i doveri degli insegnanti? E parallelamente, quali sono i diritti degli studenti? Che cosa gli studenti devono e possono pretendere dai loro insegnanti? E che cosa gli insegnanti a loro volta devono nei confronti dei loro studenti, dei propri studenti? Forse questa domanda me la sono posta un po' in ritardo, diciamo, ed è anche una domanda che vedo, guardando i miei colleghi, che non viene formulata frequentemente. Sembra che sia sufficiente aver vinto un concorso, essere stati chiamati anche in via burocratica, supplenze varie nelle nostre scuole, e si va lì e si comincia a parlare. Ma che cosa è la lezione? Sui due versanti, ripeto, da parte degli insegnanti e da parte degli studenti. Scusate, esiste una di quelle cose che si chiamano gelati? Perché preferirei parlare in piedi. Bene, grazie. Quindi l'oggetto di questa nostra conversazione è qualche cosa che tutti noi conosciamo, perché tutti noi siamo stati studenti. Forse lo siamo ancora. Molti di noi, o alcuni di noi, sono stati professori e qualcuno lo è ancora. Ecco, che cosa è la lezione? E non è una domanda banale, perché come vedremo ci sarà l'occasione, l'opportunità di guardare questo oggetto che, come dicevo, tutti noi abbiamo sperimentato, guardarlo da molti punti di vista e formularci delle domande anche impegnative e anche chiederci: ma abbiamo svolto il nostro compito come si sarebbe dovuto? E gli studenti si sono acquietati in una posizione passiva senza domandarsi che cosa in questa ora di lezione, in queste ore di lezione, in questi tempi lunghi che si passano in classe, che cosa noi studenti dobbiamo fare, essere e pretendere? Ecco, questo è l'oggetto della lezione presente, lezione, diciamo, conversazione. Perché molto spesso accade che si crei un'alleanza impropria, un'alleanza assurda, un'alleanza che affossa la scuola, secondo la quale i professori danno il meno possibile e in cambio pretendono il meno possibile dai propri studenti. È un assurdo scambio al ribasso, sul punto che è essenziale alla vita della scuola. Che cosa sarebbe la scuola se non ci fossero le lezioni? Si parla a tutti i momenti di riforma della scuola. Ogni governo, ogni ministro ha un suo progetto per cambiare la scuola. La scuola non riesce mai a stare tranquilla perché tutti i cambi di governo propongono novità
nell'organizzazione scolastica, nell'esame di maturità e così via. La scuola non può mai stare tranquilla, ma ditemi voi se ci si è mai interrogati su che cosa deve essere la lezione, che di ogni struttura scolastica è il nucleo essenziale. Tutta la struttura, la burocrazia, l'ordinamento scolastico ha un senso solo se è finalizzata alla lezione. Questa ora che si ripete per tante volte nell'arco dell'anno scolastico, in cui professori e studenti vivono insieme. La lezione è una comunanza di vita attorno all'argomento apprendimento, insegnamento. Le considerazioni che vi voglio fare questa mattina si rivolgono non a tutti, si rivolgono solo a coloro che amano la scuola, amano gli studenti, che magari dopo tanti anni hanno in sé ancora la scintilla iniziale che li ha portati nella propria giovane età a scegliere la scuola come luogo di attività professionale. Poi sappiamo bene che la burocrazia, le frustrazioni, eccetera, eccetera, tendono a spegnere questa energia iniziale, questo desiderio di fare scuola. Io mi rivolgo a coloro che hanno ancora questa scintilla dentro di sé, professori e studenti. Quelli che l'hanno persa, per colpa loro o per la pressione esterna, per come vanno le cose nella scuola, non capiranno niente e diranno che ciò che sto per dirvi sono idee astratte che non hanno nulla a che fare con la vita reale della scuola. Sono, diciamo così, i malmostosi della scuola, e quanti ce ne sono? No, quelli che stanno a scuola perché non sanno cos'altro fare, comunque hanno perso quell'energia, questo entusiasmo iniziale che li ha portati a scegliere non come ripiego, ma come prima scelta di svolgere la propria vita a contatto con gli studenti nelle strutture scolastiche. A questi mi rivolgo. E vorrei incominciare con un piccolo esercizio etimologico. Quando usiamo delle parole magari consumate dall'uso, è sempre buona cosa risalire all'etimologia, perché l'etimologia ci dice qual è il nucleo essenziale delle parole che usiamo, e spesso è utile risalire all'etimologia per togliere alle parole la polvere che nel corso del tempo, dei secoli, si sono accumulati, la polvere si è accumulata e ci ha fatto perdere il significato originario, quello vero, quello al quale dovremmo essere legati. Allora, la prima parola sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione dal punto di vista etimologico è per l'appunto lezione. Da dove viene questa parola? Tutti noi saremmo portati quasi spontaneamente a dire viene da leggere, latino, lectio. Sì, viene da lectio, ma lectio viene a sua volta dal greco lego, che non vuol dire originariamente leggere, ma vuol dire raccogliere. Pensate alla parola italiana in cui questa radice è ancora ben visibile, quando si parla di uno che fa una collezione. Non pensa alla lezione come discorso, come cosa fatta di parole, ma pensa a mettere insieme più cose, non a casaccio, ma secondo una certa idea ordinatrice. Questa è la lectio. Tra l'altro, qui ci sono alcuni ragazzi che forse tempo fa hanno giocato con l'ego, no? Queste mattonelle che si mettono una
una sull'altra, con le quali si costruiscono figura, cioè si mettono insieme non a casaccio, ma secondo una certa idea. Questa è la lezione da l'ego, raccogliere. Vedremo che questo significato originario ci è utile per fare qualche riflessione che viene poi dopo. E la seconda parola di cui vorrei dirvi in breve qual è la, l'etimologia è aula. Dove si fa lezione? Si fa lezione nell'aula. Adesso con la didattica a distanza l'aula è sparita, ma speriamo che ritorni a essere in auge, che si ritorni a fare lezione nell'aula. Da dove viene aula? Qual è l'etimologia? L'etimologia di aula è anch'essa greca e viene da aulos. E che cos'è l'aulos? È il flauto. Il flauto. Sembra una cosa un po' strana parlare di uno strumento musicale a proposito della lezione. La lezione non è una cosa che si può svolgere in qualunque posto, non è che si incontra qualcuno di voi fuori di qua e ci mettiamo a parlare qual è una lezione. La lezione ha bisogno di un'aula, cioè di uno spazio delimitato, uno spazio nel quale il flauto era lo strumento musicale per eccellenza in Grecia, era un elemento della paideia, della formazione, insieme alla ginnastica, alla filosofia, c'era la musica, e la musica si faceva essenzialmente attraverso questo strumento, l'aulos, che era per l'appunto lo strumento degli dèi, del dio Pan. Dio Pan suonava il flauto. Dunque, l'aula è un luogo circoscritto nel quale, come nel caso della musica, si odono vibrazioni. L'aula è circoscritta. Quando si entra in aula, quante volte i professori hanno detto ai propri studenti fate silenzio? Che è una frase piena di significato, non vuol dire semplicemente state zitti, ma create attorno a voi un vuoto nel quale possano udirsi le vibrazioni della lezione. E queste vibrazioni fanno sì, o dovrebbero fare sì, che in quell'aula si crei un, diciamo così, un'atmosfera di attesa, così come quando si va a un concerto si fa silenzio. Perché si fa silenzio? Non solo per poter udire i suonatori, ma anche perché questo silenzio è un silenzio di attesa, di qualcosa di inatteso e quindi di qualcosa di nuovo. E quante volte i professori, se ce ne sono qui, ce ne sono di sicuro, entrando in aula, soprattutto il primo ingresso in un'aula all'inizio di un corso, sono presi da un sottile senso di vertigine. Chissà che cosa capiterà in quest'aula. E immagino che la stessa cosa riguardi anche gli studenti, che sono, si dice, curiosi di conoscere il loro insegnante, ma non conoscerlo dal punto di vista dell'essere umano, ma dal punto di vista della sua capacità di insegnamento. Entrare nell'aula e fare o assistere a una lezione è, o dovrebbe essere, qualcosa di estremamente coinvolgente dal punto di vista psicologico. E soprattutto l'aula e la lezione, attraverso la partecipazione a questo evento, che è un vero e proprio evento, se non è semplicemente un'attività burocratica e gli studenti sono lì solo perché sono mandati a scuola per occupare il tempo e non sanno come viverla questa ora, e sono lì in preda alla noia. Se non è questo, tutto ciò crea una
comunità, diciamo così, la classe. La classe. La classe non è solo la somma di tanti studenti, è una unità. Una unità nella quale naturalmente ci stanno le individualità degli studenti. Ogni classe è diversa dall'altra. Perché? Perché è il prodotto delle tante originalità, dei tanti interessi, delle tante propensioni che professori e studenti mettono insieme. Quante volte ci siamo chiesti com'è la tua classe quest'anno? E questa formula non indica semplicemente quante sono le studentesse e gli studenti, ma che spirito emerge dalla vita in comune nella classe. E di classi ce ne sono tante. I dirigenti scolastici sanno bene, o dovrebbero sapere bene, quanto è delicata la formazione delle classi. Perché la formazione delle classi non significa semplicemente mettere insieme 20, 25, 30 studenti nelle classi pollaio, come si usa dire oggi, ma significa mettere insieme degli elementi, costruirla la classe, in maniera tale che la classe rappresenti una qualche unità organica, potremmo dire. Poi nella classe ci possono essere le diversità più varie, ci possono essere delle tensioni, ci possono essere delle cose belle e delle cose brutte, perché sappiamo bene che le dinamiche di gruppo sono tali per cui il prodotto finale non è mica assicurato sempre nel migliore dei modi. La classe, inoltre, e se ci sono degli insegnanti qui mi rivolgo particolarmente a loro, è quasi una rappresentazione in miniatura della società nel suo insieme. La classe è formata da elementi che provengono dalla società con le sue divisioni, con le sue caratteristiche culturali e anche politiche. È una miniatura. E coloro che formano le classi e che lavorano in classe dovrebbero sapere che il loro lavoro è destinato a prefigurare qualche cosa che vale in grande. Detto in altri termini, chi lavora nella scuola deve sapere che lavora per prefigurare la società. Non soltanto perché si tratta di formare buoni cittadini, eccetera, eccetera. Di più, perché lavorando sulla classe è come se si lavorasse, sia pure in piccola dimensione, sulla società nel suo insieme. Quindi una responsabilità enorme, sia di chi forma le classi, di chi insegna nelle classi e degli stessi studenti, che devono sapere che nei loro rapporti stanno costruendo un piccolo tassello, unendolo a tutti gli altri tasselli, rappresenterà la società del futuro. E naturalmente tutto questo è difficile, ma al tempo stesso entusiasmante. Ci proietta in una dimensione pubblica che non è soltanto quella chiusa tra le quattro mura dell'aula di lezione. E vorrei cercare di esemplificare questa idea richiamando, prego, non si sente? Sì. Richiamando tre film che probabilmente conoscete. Uno di sicuro che è L'attimo fuggente. Un film che ha avuto molto successo. Un film problematico, un film tutto sommato da considerare con una certa cautela. Ricordate, c'è un professore brillantissimo
che sale in piedi sulla cattedra, che dice agli studenti buttate via i libri, non interessano i libri, quello che conta è l'esperienza. Un professore romantico che poi invitava gli studenti a vivere nella natura, i libri e i professori tradizionali sono semplicemente degli ostacoli rispetto alla vita. Ecco, i professori che diventano professori di vita. Naturalmente questi studenti, anche perché si diceva loro di buttare via i libri, gli studenti lo amavano particolarmente. Questo professore era diventato un capo, un leader, potremmo anche dire un manipolatore di coscienze. Quello era un professore brillantissimo, ma che aveva della propria professione, secondo me, una visione distorta, come se toccasse a lui costruire delle personalità e costruirle in gruppo, perché quella classe era diventata una specie di branco, un branco organizzato con i capi, i capetti, i quali in nome del loro professore trascinavano tutti gli altri in avventure pericolosissime. Quel film poi finisce molto male, finisce con gli studenti che perdono la vita, perché poi non tutti, quando ci si mette su quella strada, non tutti gli studenti sono in grado di seguire quell'onda. Alcuni rimangono fuori e sono poi discriminati, sono oggetto di persecuzione, oggetto di bullismo, eccetera, eccetera. Quando ci si mette su quella strada del professore come duce, in quel film gli studenti si rivolgono al professore chiamandolo «O capitano, mio capitano». Il professore che diventa il capitano svolge un ruolo che è molto pericoloso e che soprattutto non corrisponde a quest'idea della comunità scolastica in cui ciascuno deve dare il suo contributo, deve versare la propria personalità, la propria originalità. Questo il film L'attimo fuggente. Poi ho usato la parola l'onda, un altro film, L'onda. Questo è un film che si basa su un esperimento che si è svolto negli Stati Uniti, che voleva esplorare le tecniche, le modalità per creare le personalità totalitarie. Un'esperienza reale, fatta da psicologi, psichiatri e così via. Si è preso come campione un gruppo di studenti provenienti dalle più varie esperienze sociali, per lo più studenti che venivano da famiglie disastrate, da ambienti sociali degradati, studenti, diciamo, che vivevano senza una propria identità. Il mondo di fuori li aveva spaesati, ecco, diciamo così. L'obiettivo di quell'esperimento era di fare della scuola, di quella classe, un momento, un elemento di ripaesamento, per così dire, dare a questi studenti una identità, e una identità forte. E la cosa è iniziata quasi come un gioco. Gli studenti venivano invitati a indossare una divisa, su questa divisa porre dei simboli di appartenenza al gruppo, alla classe, salutarsi con gesti particolari, ma insomma
segni di riconoscimento. Segni di riconoscimento che vuol dire di differenziazione rispetto a chi non faceva parte della classe o del gruppo. Questo esperimento è stato particolarmente interessante perché gli studenti, diciamo così, si sono prestati con molto entusiasmo, potremmo dire con troppo entusiasmo. Si sono trovati troppo bene, perché quella classe così costruita sulla base di questo progetto di identitario, questi studenti hanno trovato lì una ragione di esistenza, ma di gruppo, in cui la personalità del singolo veniva annegata nella dinamica generale. E potremmo dire, per sintetizzare, il professore voleva esplorare i meccanismi che creano la personalità autoritaria e la personalità soggetta all'autorità, la mentalità totalitaria. E l'esperimento è sfuggito di mano perché questi studenti lo sono diventati effettivamente. Si sono trovati troppo bene. Ecco, un altro esempio di come l'avere a che fare con una classe di studenti mette in moto delle dinamiche e delle energie estremamente pericolose. Bisogna conoscerle. Bisogna sapere che la classe è una comunità, ma la comunità ha qualcosa in sé che rischia di schiacciare i componenti della medesima comunità. E il terzo film, che forse è meno noto, ma è che è anch'esso molto interessante, è intitolato Machuca, non so se qualcuno l'ha visto, è un film molto bello che riguarda la vita in una scuola nell'ultimo periodo del governo Allende, mentre già si preannunciava l'atmosfera, il clima che sarebbe poi stato imposto dal colpo di Stato di Pinochet. In questo passaggio, tra l'altro, questo riferimento chiarisce ancora una volta quest'idea che la vita della società si riflette nella vita delle scuole, delle classi, e a loro volta la vita delle classi si può riferire alla società nel suo insieme. C'era una scuola a Santiago del Cile in cui un professore, un sacerdote, si era posto questo obiettivo di fare della scuola, della sua scuola, delle sue classi, un esperimento di integrazione sociale. Il Cile era un paese, lo è tuttora, con grandissime differenze di classe sociale, e questo insegnante aveva messo insieme degli studenti provenienti dalle classi più elevate, le famiglie più ricche, le famiglie che vivevano nei quartieri alti di Santiago del Cile, insieme a studenti provenienti dalle classi più basse, più povere, che vivevano nelle baraccopoli. Tentativo era quello di fondere queste realtà sociali nella vita scolastica, ecco una funzione della scuola. Questo esperimento era andato avanti con successo, tanto che si erano creati dei rapporti di vera e propria solidarietà e amicizia tra queste componenti sociali così, così lontane tra di loro. Ma è fallito non per ragioni interne alla scuola, ma perché ad un certo punto le famiglie, diciamo così anche la politica, ha fatto tali pressioni affinché quella classe venisse smembrata e i ricchi andassero coi ricchi e i poveri andassero coi poveri. Il preside di quella scuola non ha avuto la forza, o forse non ha voluto, opporsi alle pressioni esterne. E questo film, che trovate negli archivi, perché è un film classico, forse da noi è poco noto,
questo esperimento è la testimonianza di quanto importante sia l'autonomia della scuola rispetto alle pressioni esterne. Perché se la scuola non vive la sua autonomia, la scuola diventa semplicemente una cinghia di trasmissione delle strutture sociali contro le quali la scuola deve sempre ergersi in nome della cultura, in nome della convivenza sotto il segno della cultura. E cosa possiamo dire sulla scuola come formazione sociale e come luogo che ha a che fare con gli studenti che passano dall'età della primissima giovinezza e arrivano fino alla maturità, come si usa dire? Beh, qui, come voi sapete, gli psicologi e i pedagogi, si sono impegnati a fondo e hanno elaborato delle teorie pedagogiche. Questo fin dall'antichità, ma se qualcuno di voi ha una certa consuetudine con il filosofo illuminista del Settecento francese Rousseau e ha letto questo romanzone che è L'Emile o dell'educazione, si può dire che questo libro è stato il fondamento poi di tutta una tradizione pedagogica. Rousseau distingue cinque età degli studenti, di Emile, che comincia come lattante, poi diventa un piccolo bambinetto, poi diventa un adolescente, poi diventa una persona matura e poi alla fine incontra, è un trattato di pedagogia maschile, però si capisce dati i tempi, le donne non facevano problema, anzi le donne potevano servire per la formazione dei ragazzi. E difatti in questa diciamo in questo passaggio delle varie età l'Emilio diventa grande, non ha più bisogno di educazione, di scuola, perché incontra Sofia. Ecco, nel momento in cui incontra l'elemento femminile, Emilio diventa una persona ben formata. Una teoria anche molto ridicola sotto certi aspetti, ma tanti altri pedagogisti hanno seguito questa strada, nel bene e nel male. Adesso non voglio fare graduatorie, ma Maria Montessori, Piaget, fatemi fare un lungo elenco, le scuole Steiner, tutte queste esperienze scolastiche tipizzano gli studenti e li vogliono trattare secondo tipi astratti. Qualche volta funzionano, qualche volta invece fanno dei disastri. Perché? Perché per nostra fortuna i nostri studenti non sono tipizzabili, sono tutti diversi uno dall'altro, tutti hanno le loro esigenze, hanno le loro capacità, le loro virtù, che il bravo insegnante riesce a tirar fuori e a valorizzare senza incasellarli e senza, diciamo, quindi mortificarli, perché tutte le volte che si classifica qualcosa la si mortifica perché si ignorano degli aspetti che potrebbero essere rilevanti. Fino all'ultima teorizzazione di cui è autore un famoso psicologo, psichiatra italiano, che ha teorizzato la lezione come esperienza erotica. L'eros, addirittura il libro è diventato un feticcio erotico.
ma che è un modo per esprimere semplicemente un concetto estremamente elementare, cioè la scuola e l'ora di lezione devono attirare gli studenti, devono avere una forza attrattiva che lui chiama una forza erotica. Vabbè, ognuno può usare le parole che vuole, ma insomma l'idea fondamentale è questa, e mi pare che sia un'idea buona. Cioè, se noi pensiamo che le ore che si passano a lezione si concludano nella noia, certo abbiamo fallito il nostro compito, perché la lezione deve invece suscitare interesse, deve piacere tanto all'insegnante quanto agli studenti. E quando finisce l'ora di lezione, il professore vorrebbe poter continuare e lo studente dovrebbe avere delle domande da fare, dei dubbi, vorrebbe proseguire. Proseguire in che cosa? Ecco, a me l'immagine che sembra più bella, più significativa, più feconda, non è contenuta in questi lavori di questi pedagogisti, ma è contenuta, scusate, vi siedo perché a questo punto devo leggere citazioni precise, contenuta l'immagine nella riflessione di un celeberrimo sapiente che si chiamava Pavel Florensky, che era una figura diciamo eccezionale. Era un uomo dalla cultura sterminata, dalla curiosità illimitata. Era un filosofo, un matematico, uno scienziato. Siamo nell'epoca della dittatura staliniana in Russia, e aveva passato decenni in Siberia, condannato alla Siberia, a studiare il permafrost. Il permafrost è il terreno sempre gelato della Siberia, studiarne le capacità, le possibilità di sfruttamento. Ed era un monaco, ma per quello che ci riguarda era anche un maestro fascinoso, che sollecitava nei propri studenti pensieri originali. Ora, questo solo fatto di essere qualcuno che sollecitava il pensiero, il libero pensiero, lo aveva fatto apparire sospetto agli occhi di Stalin, tanto che nel 1937, e siamo dunque nel pieno delle purghe staliniane, costui è stato soppresso con un colpo di pistola alla nuca. Non che fosse un oppositore, non si occupava di politica in senso stretto, si occupava di cultura, ma il mondo della cultura, il mondo della scuola è quel mondo in cui le idee vengono, vanno, si consolidano, ma nessuno le può controllare, sempre che la scuola sia un luogo di libertà. E il solo fatto che questo Florensky alimentasse il pensiero dei propri studenti lo aveva fatto cadere in sospetto all'autorità di governo, Stalin e alla sua cricca. Ecco la testimonianza di un suo allievo, una testimonianza di come Florensky, volendo o anche non volendo, implicitamente col suo insegnamento, insegnasse a pensare diversamente, cioè originalmente,
È questo che dava fastidio all'autorità. L'Aula Magna era piena fino all'inverosimile. C'era gente in piedi tra i banchi, lungo i muri, seduta alle finestre, accalcata attorno alle porte. Florensky, pur avendo un tono di voce piuttosto basso e poco sonoro, dipingeva con le parole veri e propri quadri. E non solo dipingeva, ma risvegliava nell'anima una sorta di risonanza. Ecco le vibrazioni di cui vi parlavo all'inizio. Mi sentivo pieno di voglia di vivere, ragionare, pensare, creare. Egli ci spalancava gli occhi sui dettagli più minuti del mondo che ci circondava, sulla natura e sull'umanità. La bellezza acquistava sempre maggiore luminosità e ci avvolgeva nella sua lucente chiarezza. Il male ci appariva come l'ombra, come l'assenza della bellezza. Il male cessava di essere così minaccioso. Gli studenti reagivano in modi diversi. Alcuni restavano confusi dalle digressioni del loro insegnante. Ecco, questo è un concetto importante, la digressione, cioè il guardare l'oggetto del proprio insegnamento, ma anche da punti di vista vari, dall'alto, dal basso, da destra, da sinistra, da sopra, da sotto. Ecco, queste sono le digressioni, in collegamento con scienze diverse da quelle che vengono professate nell'ora di lezione, nella conferenza di ieri della professoressa Cattaneo avrete colto questo appello alla unificazione dei punti di vista scientifici e punti di vista umanisti, cosa importante per guardare l'oggetto del nostro insegnamento e dell'apprendimento da punti di vista diversi. Gli studenti reagivano in modi diversi, alcuni restavano confusi dalle digressioni del loro insegnante nell'ambito dell'archeologia, della tradizione, dai suoi balzi arditi, dal mito all'etimologia, dalla logica all'interpretazione intuitiva dei simboli, dalla matematica all'estetica. Altri lo ascoltavano come ipnotizzati e incantati. Mentre parlava, il loro docente sembrava sempre decifrare nuove cose dalle fonti antiche e alcuni studenti, abituati a sentirsi dire che cosa pensare e ben istruiti a giustificare conclusioni già scontate, erano disorientati e irritati. Ecco, questi sono gli studenti o, se volete, i rappresentanti di una scuola nella quale si pensa che si debbano ripetere sempre le stesse cose, che la lezione non sia altro che una catena di montaggio sulla quale si mettono le idee recepite. Florensky era un provocatore da questo punto di vista, aiutava a pensare diversamente, ma l'alternativa è quella della scuola nella quale si pensa che il professore sia lì per trasbordare le sue conoscenze che ha appreso in gioventù nello stesso modo, trasbordarle nella testa dei propri studenti. Forse qualcuno di voi ricorda l'inizio del simposio di Platone, dove c'è il padrone di casa, Aristotele, mi pare che si chiamasse, che quando entra Socrate per partecipare al banchetto gli dice: Socrate, vieni a sederti vicino a me, perché tu sei un sapiente e io voglio che tu trasporti la tua sapienza in me. La lezione, la conoscenza come un fatto meccanico. E Socrate dice: no, io non mi siedo vicino a te, perché la sapienza e la conoscenza non è una di quelle cose che passano come, usa questa immagine, come due vasi in cui l'acqua
contenuta in uno che sta un po' più in alto, con un filo di lana, passa nell'altro vaso vuoto. Ecco, diciamo così, secondo questa concezione meccanica, la testa dello studente è una testa vuota e l'insegnante deve riempirla. Ma riempirla come? Con quello che l'insegnante stesso ha nella sua testa. Capite che se è così, la scuola diventa un luogo di conformismo, un luogo di ripetizione passiva, non certo un luogo entusiasmante dove si fa uso della propria energia, i balzi arditi dall'etimologia al mito, alla logica, eccetera. Tutto ciò che incanta lo studente di fronte a un professore come doveva essere questo Florensky. Mentre gli studenti abituati a dirsi che cosa pensare, cioè abituati a farsi dire che cosa devono pensare, questi studenti rimangono sbalorditi e sconcertati. Ecco, gli studenti non devono pretendere e non devono ammettere che i professori dicano loro che cosa devono pensare. Naturalmente il professore deve aiutare a pensare, ma non essere colui che fa pensare come vuole lui, perché questa sarebbe la scuola del conformismo, la scuola che gli studenti giustamente rifiutano, gli studenti che provano nell'ora di lezione semplicemente la noia. Egli voleva che i suoi allievi imparassero a studiare le fonti originarie, a cogliere ogni particolare significativo e accompagnarlo nelle sue escursioni nel pensiero del mondo. Ecco, la lezione come escursione. La lezione non è un tram. Usava questa immagine che può sembrare piuttosto banale. Non è un tram che vi porta da un posto all'altro, dalla stazione di partenza alla stazione di arrivo. Non è un tram, ma è una passeggiata. E aggiungeva, è una passeggiata tra amici. Amici gli studenti e amici gli studenti e i professori. Su questo ritornerò tra un istante. La passeggiata. Questa immagine che Florensky ha poi spiegato in un articolo importante, un articolo di pedagogia, questa immagine ci dice che la lezione dovrebbe essere il momento in cui ci si guarda intorno. Nella passeggiata che cosa si fa? Guardate, la passeggiata, dice Florensky, è importante non per la meta, cioè per il punto d'arrivo, la stazione di arrivo, come nel caso del tram. Non è importante per questo. La lezione come passeggiata è importante come passeggiata. È importante passeggiare, potremmo dire così, nella lezione. Cosa vuol dire passeggiare? Innanzitutto stare in posizione eretta. Questo è importantissimo. È buona cosa che gli studenti prendano appunti alla lezione, è buona cosa, ma guai se prendere appunti significa, diventa semplicemente scrivere parola per parola ciò che hanno udito, perché questo non è stare in piedi, non è assumere una posizione attiva, ma è assumere una posizione totalmente passiva. Allora, nella passeggiata si sta in piedi, si cammina. Naturalmente non si va a zonzo, non è questo. La passeggiata si organizza attorno a un progetto, raggiungere una meta, una vetta, attraversare un bosco, cioè ci deve essere un progetto. Nella passeggiata si cammina e ciò che è importante non è arrivare alla meta. Spesso in un'ora di lezione o in più lezioni il professore non arriva alla meta,
E lo studente alla fine della lezione è sconcertato e si chiede: ma che cosa abbiamo fatto in questa ora di lezione? Dove siamo andati a parare? Non importa, magari attraverso questo percorso, con le digressioni che sono collegate a guardarsi attorno, non si raggiunge la meta, si resta sconcertati, ma si raggiunge un obiettivo altrettanto o forse addirittura più importante, cioè l'idea che il mondo in cui ci si è avventurati, il bosco in cui ci si è avventurati, è così complesso che non siamo riusciti a decifrarlo fino in fondo, cioè non abbiamo raggiunto la meta. E quindi da lì si parte per ulteriori passeggiate. Ecco, la lezione non dovrebbe necessariamente concludersi con un punto finale, potrebbe concludersi con un puntini, 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 c'è ancora molto da fare. Ed è, se il professore è un professore consapevole della responsabilità della sua scienza, ed è una prova di umiltà. Non sempre il professore ha la soluzione, ha la verità in tasca da fornire ai propri studenti. Probabilmente non ce l'ha mai, perché ogni grande questione ne apre sempre una diversa. E questo ha molto a che vedere con lo stile dell'insegnamento e con lo stile della presenza degli studenti nell'aula. Dicevo prima, una delle frasi che si usano più spesso è fate silenzio, ma non il fate silenzio passivo, ma è fate silenzio perché da questo silenzio devono venire fuori energie. E devo dire che naturalmente gli studenti che fanno chiasso, questi non ci piacciono, ma è una grandissima soddisfazione per il professore quando comincia ad avvertire che la sua classe si anima, è percorsa da dubbi, vengono in mente o sulle labbra degli studenti delle obiezioni, perché questo vuol dire che la classe si è animata e che è entrata in rapporto con il proprio insegnante. E non c'è niente di più educativo, sia per gli studenti che per gli insegnanti, il fatto che accade, quando si crea l'atmosfera giusta, il fatto dello studente che dice: professore, non ho capito questo, professore, ci sarebbe anche questo altro aspetto delle cose che lei sta dicendo, oppure formula delle domande di fronte alle quali il professore dice: grazie, prendo nota, prendo appunti, io stesso professore, perché non so rispondervi, ci penserò, studierò e magari domani riuscirò a darvi una risposta. Ecco, questo fatto, che non è frequente, perché spesso il professore ha l'idea che essere, uso questa espressione, preso in castagna, cioè scoperto nella sua ignoranza di questo, di quell'aspetto della sua lezione, il professore tende a difendersi, a trovare una spiegazione qualunque, comunque ad uscire dall'imbarazzo. No, il vero professore è che dialoga con la sua classe, che fa parte della classe, è quello che è grato ai suoi studenti. Grato perché gli studenti gli forniscono degli stimoli per andare avanti, per studiare, e soprattutto perché le generazioni più giovani sono quelle che prospettano ai loro professori dei punti di vista che loro non hanno mai preso in considerazione. Diciamo, gli studenti attivi sono fecondi perché costringono i loro professori a aggiornarsi, a essere vivi e se stessi e a non sclerotizzarsi sui libri di testo. Immaginiamo, perché purtroppo esistono, immaginiamo il professore che a lezione legge il libro di testo.
è un bravo professore costui. No, è uno che potrebbe non esistere, perché se c'è il libro di testo potrebbe, anzi dovrebbe non esserci la lezione. I libri di testo dovrebbero essere scritti, purtroppo non sempre accade così, tenendo conto delle esigenze di apprendimento degli studenti. Ripetere il libro di testo è una perdita di tempo per lo studente, che potrebbe starsene tranquillamente a casa a leggere il libro di testo. La lezione naturalmente presuppone la conoscenza di elementi di base, conoscenze di base che consentono di fare la passeggiata di cui parlavo prima, ma la lezione deve essere tutt'altra cosa. Deve essere la passeggiata, e uno passeggia, vede qualche cosa che gli altri non hanno visto, richiama l'attenzione su questo qualche cosa di nuovo, si può tornare indietro, si può riprendere un argomento, insomma ci si guarda intorno. Questa immagine di Florensky, che, di cui sono stati pubblicati alcuni libri anche in italiano, è veramente un genio, il Leonardo russo è stato definito, cioè una mente enciclopedica e profondissima oltretutto, cosa che non sempre accade alle menti enciclopediche. Questa idea di Florensky è appunto un'idea, se volete, circolare, una idea non rettilinea. Per questo dice la lezione come passeggiata e non come viaggio in autobus o in tram, durante il quale si sta seduti, non c'è necessità di guardarsi intorno e si mira all'obiettivo, al punto d'arrivo. Ecco, la lezione, l'obiettivo della lezione non è arrivare al punto finale, ma è il guardarsi attorno. Questo guardarsi attorno è una cosa estremamente interessante e importante oggi, perché la conoscenza e la scienza nell'epoca attuale è diventata sempre più specialistica. Se voi avete assistito alla lezione di ieri pomeriggio avrete avuto questa consapevolezza, la scienza oggi, pensate all'epoca di Platone e Aristotele, costoro pensavano di conoscere tutto, di avere a disposizione tutta la conoscenza, sia quella che noi chiameremo umanistica, filosofica, sia quella scientifica. Oggi la conoscenza si è parcellizzata in maniera tale che per procedere deve andare sempre più nel profondo, e andando sempre più nel profondo rischia di non guardarsi attorno. E questo è pericoloso. È molto pericoloso. È molto pericoloso perché ci priva di quello che chiamerei il discernimento etico. Lo scienziato è l'uomo di cultura in ogni campo che mira semplicemente ad andare a fondo. Non si pone il problema, ma le mie ricerche, il prodotto delle mie ricerche, la mia cultura, come potrà essere utilizzata e collegata ad altre cose? Ne verrà del bene o ne verrà del male alla società, all'umanità? E guardate che questo è un rovello che dovrebbe agitare i nostri pensieri. La scienza è progredita, i benefici della scienza e della conoscenza anche, ma parallelamente anche i pericoli. Lo scienziato
che pensa se stesso come amico dell'umanità ed è mosso dalle migliori intenzioni, non infrequentemente si trova poi a dover inorridire, constatando ad essere vittima della eterogenesi dei fini delle sue ricerche. Se avessimo tempo di esaminare la storia degli scienziati che hanno elaborato la bomba atomica, avremmo degli esempi molto, molto chiari. Le conoscenze nel campo dell'energia nucleare, della chimica, della fisica, della biologia, della genetica, delle neuroscienze, la tecnologia digitale e le infinite sue potenzialità. Lo sviluppo di che cosa ci dicono? L'energia nucleare può servire alla guerra, ma anche alla medicina. La genetica a creare mostri, ma anche a curare malattie già dal momento del concepimento, o a creare risorse alimentari attraverso gli OGM. Le neuroscienze possono servire a controllare le coscienze o a curare le patologie delle funzioni cerebrali. La tecnologia digitale può essere strumento di produzione e diffusione di conoscenze oppure di controllo capillare delle nostre esistenze. La produzione industriale mette a disposizione beni di consumo, ma divora risorse e impoverisce la terra. Perfino la ricerca in campo medico, che per definizione sembra essere benefica, nel lungo periodo può determinare conseguenze indesiderate e perfino disastrose. L'allungamento della durata della vita, tramite cure e assistenza a oltranza, solleva interrogativi etici che sono noti, riguardanti temi come il suicidio, l'eutanasia e il suicidio assistito. La prospettiva di vite individuali, che per mezzo di trattamenti medicali non hanno termine, cioè la prospettiva della immortalità, cui una scienza che a me pare impazzita già fin da ora mira, l'immortalità, la nostra immortalità, più che speranze, genera mostruose visioni di un futuro orribile. Ora, lo sviluppo parcellizzato, cioè il fatto che in tutti questi campi gli scienziati si concentrino solo sul loro oggetto, senza guardarsi attorno, lo sviluppo parcellizzato della scienza e della tecnica conduce a ciò che è stata definita la taylorizzazione delle coscienze, divisione per compartimenti delle coscienze. L'irresponsabilità etica della scienza e della tecnica fu uno dei tormenti, qui lo cito, di Primo Levi, espressi innumerevoli volte in scritti ricchi di pathos. Dice: siamo figli di quell'Europa dove è Auschwitz, siamo vissuti in quel secolo in cui la scienza è stata curvata e ha partorito il codice razziale e le camere a gas, tutte cose create dalla scienza. Chi può dirsi sicuro di essere immune dall'infezione? Levi era perseguitato da questa idea che non gli andava giù, che la ditta Topf di Wiesbaden, che produceva crematori per uso civile, cioè per bruciare il pattume, che produceva crematori per uso civile, abbia fornito le attrezzature di Auschwitz e poi sia ritornata come se niente fosse all'attività precedente, senza nemmeno pensare a cambiare la propria ragione sociale. E cose analoghe si possono dire per la Bayer, produttrice dell'aspirina, ma anche dello Zyklon B, cioè il gas mortale che veniva utilizzato nelle camere a gas, nei campi di sterminio. Lo Zyklon B, inventato, ironia della sorte, da un ebreo tedesco e usato all'inizio per la disinfestazione di insetti parassiti e poi, su una linea di coerenza, per le camere a gas. Forse qui è il segreto della grande follia, diceva Levi.
come sia potuto accadere tutto ciò. E la sua risposta è per l'appunto nel fatto che gli uomini di scienza, le scuole, le università, in quel periodo si fossero concentrate esclusivamente sull'approfondimento delle loro tecniche, senza guardarsi attorno. E naturalmente poi è venuto colui che ha pensato di utilizzare per i fini suoi, il partito politico, l'uomo potente, che ha usato le scoperte ingenue della scienza, che provenivano da scienziati che non si ponevano il problema di guardarsi attorno, guardare in quali condizioni storiche e sociali lavoravano, e costoro, gli uomini di potere, hanno utilizzato le loro innocenti e agli occhi degli scienziati medesimi benefiche scoperte per fini perversi. Diceva Levi, se ti è concessa una scelta, se ti è concessa la libertà di scegliere, è il campo dello studio, della scuola e della ricerca, è quello dove questa possibilità è riconosciuta al massimo, la scelta, non lasciarti sedurre dall'interesse materiale o intellettuale, cioè non mettere la tua scienza al servizio di qualcuno, e temi che le tue scoperte e la tua scienza possa essere presa a servizio da qualcun altro. Ma scegli entro il campo che può rendere meno doloroso e meno pericoloso l'itinerario dei tuoi coetanei e dei tuoi posteri. Non nasconderti dietro l'ipocrisia della scienza neutrale. Sei abbastanza dotto da saper valutare se dall'uovo che stai covando come scienziato sguscerà una colomba o un cobra. Sei abbastanza dotto, ma a condizione, aggiungo io, che qualcuno ti abbia abituato a guardarti d'intorno, al di là di quel che vedi vicino al tuo naso. Ecco, anche la scienza, gli scienziati non devono guardare solo ciò che hanno davanti al naso. Ora, tutto questo si può concentrare nell'idea della passeggiata, cioè non lo svago, ma l'andare insieme a scoprire, a vedere, a cercare insieme, perché tanti sguardi aiutano lo sguardo di ciascuno di noi. Il professore ha naturalmente in questa passeggiata un compito suo particolare, una responsabilità sua. Dicevo, Floreschi parla della passeggiata tra amici, ma l'amicizia, tra virgolette, del professore coi suoi studenti non è l'amicizia degli studenti tra di loro, è qualche cosa di diverso. Il professore ha pur sempre un ruolo magistrale da svolgere, aiutare nella passeggiata. Se questo è il compito della lezione, ci chiediamo, e io mi sono chiesto spesso alla fine della mia attività di insegnamento, che senso hanno gli esami e i voti? Concludo con una riflessione su questo punto. I voti sono una quantificazione e si spiegano bene se della scuola, della lezione, si ha quell'idea meccanica, cioè la lezione è il luogo e il tempo in cui le conoscenze che stanno nella testa dei professori o nei libri di testo passano nella testa degli studenti. Allora si va all'esame e in quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, il professore valuta il peso di questo materiale che si è trasfuso da un luogo all'altro. Ci sono delle immagini classiche della pedagogia antica, secondo la quale gli studenti non devono essere trattati come dei sacchi da riempire,
Tertulliano, ma piuttosto come candele da accendere. Gli studenti devono essere mossi come la fiamma che arde, e il compito del professore è per l'appunto quello di accendere l'interesse, l'intelligenza, la passione, la responsabilità dei propri studenti. Il voto che conclude l'esame può verificare soltanto l'aspetto materiale, l'aspetto meccanico, cioè cercare di testimoniare quanta materia si ha studiato bene, si ha studiato e ripassato bene il libro di testo, o se ha preso gli appunti fedelmente di quelle cose che il professore dice a lezione. Questo è il voto. Ma noi, mi permetto di dire, visto che non mi avete ancora interrotto, quindi forse un minimo di consenso lo posso aspettare da parte vostra, noi abbiamo un'idea diversa della lezione. Abbiamo l'idea della passeggiata, cioè dell'attività di diciamo l'impegno creativo, l'essersi acceso. Ora, il voto non serve assolutamente a questo, perché è un modo, diciamo, omologante, mentre l'aver acceso l'interesse e la passione per lo studio e per la cultura è qualcosa che non è quantitativamente valutabile, è qualcosa di qualitativo. Il voto, se ci pensiamo da questo punto di vista, è una assurdità, così come è un'assurdità l'esame che viene poi quantificato col voto. Di fronte all'idea della scuola e della lezione come momento di accensione di passioni intellettuali, c'è solo un'alternativa: o lo studente si è acceso e il professore è riuscito ad accendere, o ciò non è avvenuto, o sì o no, bianco o nero. Non all'università tu hai meritato 21, tu hai meritato 25, tu hai meritato 28. Tutto questo è meschino. Tutto questo traduce una idea della scuola che è francamente diciamo deprimente, e soprattutto un'idea della scuola come trasmissione di conoscenze già acquisite, la scuola come strumento di diciamo omologazione e di consenso su idee del passato, una scuola non aperta al futuro. Ragione per la quale io alla fine del mio insegnamento ho dato ai miei studenti soltanto 30 all'università. Mi sono rifiutato di fare questa pesa, no? 28, 25, 21. La trovavo una cosa umiliante per me e per lo studente. Solo 30. Naturalmente i miei colleghi, che vedevano il libretto telematico, adesso non esiste più quello cartaceo, mi dice: ma come? Ma tu dai 30 a tutti? E io rispondevo: ma voi non sapete quanti sono gli studenti ai quali ho detto ricominciate a fare la passeggiata. Studenti che magari conoscevano a memoria il libro di testo, ma che non erano riusciti ad accendere in sé una passione, un interesse, una forza creativa. Poi non mi interessa se questa forza creativa ha prodotto idee geniali o non geniali, questo non spetta al professore valutare. Al professore spetta solo certificare che le sue lezioni, che la sua lezione ha prodotto energia creativa negli propri studenti. Allora, se è così, io credo che la lezione sia un momento di grandissima soddisfazione, quando ci si riesce, per il professore stesso,
e di grande interesse e di anche di grande vitalità per gli studenti. Ecco, questo ho voluto dirvi e vi ringrazio della vostra attenzione. Io non so se è prevista la possibilità di fare domande, se qualcuno ha qualche cosa da dire, nello spirito della passeggiata, per l'appunto. Dica. Grazie, me l'hanno data, grazie professore. Ci conosciamo ormai da tanto tempo, Fanelli, Grosseto, non so come se no. Si ricorda. Mi segue, io non posso sganciarmi da lei, la ritrovo in ogni luogo, in ogni tempo, dica. Lei è il mio Pavel Florensky. Io sto seguendo tutta l'attività che lei sta facendo e ho acquistato il libro che è uscito ora della Mondadori per l'educazione civica, quindi, ma devo essere breve perché non vorrei annoiare gli altri. Io volevo dirle nel privato, se avessi avuto l'opportunità di incontrarla, ma lo dirò così, che condivido e apprezzo tutto ciò che lei dice a proposito della lezione, ma non è una premessa perché poi c'è qualcosa che è negativo, assolutamente. Però mi domando se arriva veramente alla società, perché io mi considero un umile studente di quello che lei dice. E da quando sono in pensione ho fatto dei progressi prevalentemente grazie a lei, e dal 2013 porto avanti nelle scuole qualcosa che poi mi ha gratificato sapere che lei si dedica all'educazione civica con tanta passione e con i risultati che ha. Voglio dire, quello che lei dice è una lingua spesso nella scuola sconosciuta, perché non si riesce a tradurre in fatti concreti con gli studenti. C'è qualcosa che vola troppo in alto. Ecco, io ho cercato, ma non solo per questo, ma con il Circolo di Libertà e Giustizia e con altro, di fare delle iniziative che traducano quel linguaggio che lei e molti altri studiosi che ci guidano, maestri, ritornando al suo libro, maestri, cercare di tradurlo con un linguaggio che sia più aderente alla situazione degli studenti, perché se si parte per esempio dalla seconda, terza media e poi sulle superiori, bisogna trovare qualcosa che non rimanga così in alto, che arrivi e che li faccia partecipare in maniera consapevole, perché solo attraverso la condivisione e la credibilità si riesce a ottenere quello che lei giustamente dice. Cioè, io voglio segnalare, come ho segnalato in altre occasioni dove vado a cercare di imparare qualcosa per colmare l'ignoranza che ho accumulato negli anni, c'è qualcosa che si interrompe, che non arriva a chi dovrebbe arrivare come dovrebbe arrivare. Volevo solo segnalare questo. Certo, dice una cosa molto, molto importante e mette il dito su una piaga, e cioè la distanza tra la scuola e la società. Cioè sembra che quando si va a scuola non si faccia più parte della società in generale, e quando si esce dalla scuola si entri in una dimensione diversa. Quel film cileno che vi ho citato racconta proprio un'esperienza opposta, cioè il tentativo di portare i problemi, le tensioni, le divisioni, le difficoltà della società nella scuola, e viceversa trasportare le attività, le, come dire, le esperienze, i legami
che si creano nella scuola attraverso la cultura, attraverso lo sport, attraverso tutto ciò che si fa insieme, portarla fuori dalla scuola e riversarlo nella società. Questo andare e venire, questa scuola che deve essere una cosa indipendente dalla società, non deve essere schiacciata, deve essere un luogo di libertà, di originalità, eccetera, eccetera, ma non deve essere un mondo a sé. Ecco, l'obiettivo culturale elevato, secondo me, è questo: fare della scuola un elemento vivo della società e la società a sua volta diciamo trasferire le sue richieste, i suoi problemi nella scuola. Io mi auguro che anche a livello locale, noi siamo a Torino, glielo dico, lei forse non lo sa, siamo in fase elettorale, io non so quale sarà l'amministrazione di questa città nei prossimi 5 anni, ma mi auguro di avere un assessore alla cultura che si ponga precisamente questo problema. Torino è una città come tante altre, profondamente divisa sul piano culturale, sociale, il centro, le periferie, la popolazione autoctona da generazioni, l'emigrazione, il disagio sociale, il disagio giovanile. Ci sono tutte queste cose che hanno bisogno di essere tematizzate, ricomposte, e uno dei luoghi della ricomposizione è la scuola, che però deve sapere che cosa c'è fuori dalle proprie aule e a sua volta elaborare le difficoltà che vengono da fuori nello studio e nella cultura, affinché questo si riversi come contributo nella vita civile. Ecco. Quindi quello che lei dice è, secondo me, molto importante nel sottolineare il difetto che ci può essere in una scuola anche estremamente, diciamo, sofisticata, elevata dal punto di vista culturale, ma separata dalla vita reale della società. Questo interessa relativamente poco, o se vuole può interessare gli specialismi, quelli che venivano denunciati da Primo Levi, ma gli specialismi non hanno... diciamo, gli approfondimenti sono necessari, la scienza procede per approfondimenti, per carotaggi, diceva la professoressa Cattaneo, però se non riusciamo, e il mondo della cultura deve fare questo, a mettere in circolazione come fattori di vita sociale, diventa una cultura sterile o addirittura pericolosa. Come no? Buongiorno professore, lei mi ricorda, questa sua lezione, un altro illustre professore, che è lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani. No, forse lei non è stato allievo di Don Lorenzo Milani, sicuramente, però porta avanti quello stesso spirito sul concetto di conoscenza e di scuola. Quindi dare un orizzonte di senso alle persone, questo è il significato della scuola a tutti i livelli, a mio avviso. Però parlando adesso di questa specializzazione che porta avanti la scuola, noi vediamo che la scuola, specialmente alle università, la scuola scientifica è ormai è quasi un collegamento diretto, forse giustamente o ingiustamente, con l'industria. E questo può avere un significato, però potrebbe anche disperdere quel concetto di insegnamento, di visione d'insieme che dovrebbe avere. E quindi questa divisione anche tra scuola, cioè insegnamento tecnico-tecnologico e insegnamento umanistico, che ormai è sempre più netta. Infine, la tecnologia, questa tecnologia relativamente alla scuola, come lei intende la scuola, può essere utile o può essere, come dire, negativa? Grazie. Dunque, due questioni enormi entrambe. Uno, punto numero uno, l'idea della scuola è anche dell'università, scusatemi, ma le mie corde vocali si inaridiscono dopo un po'.
qualcuno. Questione numero uno, la scuola a tutti i livelli e particolarmente poi nella scuola superiore, l'università, intesa come avviamento professionale, diciamo. Si studia per essere impiegati. Questo è una stortura, se ci pensiamo, perché la scuola dovrebbe formare, diciamo, le personalità degli studenti affinché essi stessi si impieghino. Cioè, una volta che si sia formata una personalità dal punto di vista culturale, non deve essere l'industria a chiedere o la burocrazia a chiedere, ma devono essere gli studenti a elaborare progetti creativamente. E guardate che questo accadrà in futuro, perché le occasioni di impiego tradizionali stanno diventando sempre meno numerose. E quando i nostri politici dicono lavoro, 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 e pensano che si debbano moltiplicare i posti di lavoro, quelli tradizionali, sbagliano a mio modo di vedere, perché la robotizzazione, l'uso degli strumenti informatici sono tali per cui le occasioni di lavoro in questi settori, soprattutto nell'industria manifatturiera, diventeranno sempre meno numerose. Allora le nuove generazioni dovranno inventarsi le proprie prospettive, inventare i propri lavori, inventare i propri impieghi. Il mondo nuovo, alle soglie del quale siamo per molti motivi, uno è lo sviluppo della tecnologia, l'altro la riflessione sul significato della globalizzazione, l'altro è la riflessione sulla disponibilità e l'uso delle risorse materiali, le risorse della terra, cioè quella curva impressionante che la professoressa Cattaneo, scusate la cito perché la sua lezione è stata bellissima, per coloro che l'hanno potuta seguire possono testimoniarlo. Quella curva impressionante sull'incidenza della tecnologia sulle nostre condizioni di vita, gli ultimi 150 anni, è una curva da un lato esaltante, ma è anche una sfida, perché sta a dirci che tutto sta cambiando. E quindi i nostri studenti non hanno la prospettiva davanti a sé di una struttura economica tale in cui si tratta di trovare il modo di incasellarsi e quindi prepararsi nella scuola all'avviamento verso questo incasellamento. Si tratta di inventare, invenzione. E la scuola come passeggiata, scusate, è più, mi sembra più feconda da questo punto di vista che non la scuola come tram, o no? Guardarvi attorno, sapendo che nulla è certo, e la scuola come avviamento professionale, oltre a essere piuttosto umiliante, perché considera gli studenti forza lavoro, non soggetti creativi, forza lavoro potenziale, ma mi pare che si possa anche dire che e indica una prospettiva che il futuro non premierà. Il futuro, se ci sarà un futuro, ma il futuro ci sarà comunque, un futuro diciamo in cui il meglio delle nostre nuove generazioni
possano dare il loro contributo, è quello per l'appunto della non preparazione specialistica già da 12-13 anni orientata a un posto di, a quel posto di lavoro, no? O a quei posti di lavoro, ma orientato a creare lavoro, cioè creare creatività. Ecco. La seconda domanda era... tra tecnica, tecnica e umanistica. No, ecco, allora qui noi siamo, noi in Italia siamo il prodotto di una vecchia questione, Benedetto Croce, solo la filosofia è cultura, tutto il resto materialità. Oggi siamo reduci da una stagione dove il rapporto si è invertito, cioè la filosofia, o diciamo la cultura umanistica, considerata come un lusso o comunque una perdita di tempo, quello che conta è la tecnologia. Quindi c'è stato un ribaltamento, ma negli ultimi tempi ci si rende conto che questa distinzione deve essere superata, deve essere ricomposta la frattura, perché diciamo le scienze della natura, chimica, fisica, biologia, tutto quello che volete, e la riflessione sulla vita buona, no? Su che cosa significa vivere bene in un mondo buono, dove ci sia giustizia per tutti, dove si coltivino le attività più degne degli esseri umani, si coltivi umanità, questi due mondi non possono essere scissi e devono trovare una ricomposizione. Tra l'altro, aggiungo, noi qui siamo in sede di Biennale Democrazia. Questa nostra struttura, questa nostra esperienza da qualche tempo collabora col Politecnico di Torino, che ha già organizzato la prima edizione di Biennale Tecnologia, d'intesa con Biennale Democrazia. Quindi proprio a Torino ci si sta rendendo conto della necessità di integrare i due mondi e farne uno solo, come in effetti non può che essere, perché il mondo dell'umano è uno solo, poi naturalmente con delle componenti diverse al suo interno, ma che non possono andare per conto loro. La mia domanda è su, non so se è una domanda. Lei ha concluso giustamente, dal mio punto di vista, la lezione sulla lezione, andando a finire sul discorso della valutazione. Perché è il problema: se la lezione deve essere una passeggiata, non può essere tale se appunto esiste la misura di quello che è la lezione passa. Ha parlato anche di autonomia della scuola, a un certo punto, e di rapporto con la società.